One Podcast. Abbiamo nel cassetto da novembre, e non sto scherzando, un elenco di miti legati al meteo. Ma ci tenevamo a sfatarli con un ospite speciale che vediamo in TV e sentiamo in radio da più di 20 anni. Io sono Francesco Martinelli. Io sono Emilio Silvestri. E questo è Miti da sfatare. Oggi vi raccontiamo perché non è vero che il vento forte è per forza una tromba d'aria, e ne parliamo con un vero esperto, Paolo Corazzone. Ciao. Ciao ragazzi, che piacere, Francesco, Emilio, un vero piacere essere qua con voi e essere coinvolto da questo vostro entusiasmo per parlare di meteorologia. Poi sai che roba. No, approfittiamo di questa cosa proprio, cioè del fatto di avere Paolo Corazzone, perché ha un approccio antisensazionalistico, cioè contrariamente a quanto magari sai si legge online o comunque sui giornali, si fa sempre magari si cerca sempre di esagerare in modo arriva tale da... Caronte, morirete tutti. Ecco. E in questo caso proprio ci piacerebbe approfondire, quantomeno in questa prima parte, la differenza tra un vento forte, molto forte, sì, e una tromba d'aria. Ecco, che effettivamente sono cose diverse, perché la tromba d'aria o tornado, che tra l'altro c'è questa curiosità, sono la stessa cosa e sono dei termini per la stessa tromba d'aria o tornado. Okay. Però è un fenomeno ben preciso, è l'imbuto che scende dalla nube temporalesca, proprio quello che uno si immagina, il twister, diciamo, okay, quello lì sì è una tromba d'aria, un tornado, può portare i venti a soffiare anche a più di 300 km all'ora, ti fa dei danni enormi, perché è il fenomeno meteorologico più violento che esista come concentrazione di energia, non so come dire, okay, no? Magari dura poco tempo, prende zone molto limitate, però è una bestia che fa paura. Io sono andato a caccia di tornado negli Stati Uniti, l'ho visto e c'è da farsela sotto, e quella è una cosa. Poi però alle volte il vento di per sé può raggiungere delle intensità elevate, magari anche superiori ai 150-200 km/h, quindi avvicinarsi all'intensità del vento di un tornado. Ma mentre il tornado è questo imbuto che aspira e che spacca tutto, il vento forte è un vento che va in una direzione ben precisa e che può essere dovuto a varie cause, anche magari al temporalone che ti fa questi venti di caduta temporale fortissimi che spazzano via tutto. Gli effetti magari sono simili, ma sono due cose diverse. Quindi non è che ogni volta che c'è vento forte è arrivato un tornado. Cioè, mi ricordo, mio padre mi diceva così: un tornado oggi, ma che cazzo, diceva, ma non è un tornado quello. Ma quello che ci dicevi poi nel frattempo, che lo seguivo su Facebook all'epoca come format di Paolo Corazzone a caccia di tornado, non mi ricordo però in quali zone degli Stati Uniti eri andato, in Florida, la parte centrale degli Stati Uniti, che si chiama proprio la Tornado Alley, la chiamano, okay, così, una zona centrale, Oklahoma, anche il Texas, Nebraska, quelle zone lì, e lì nel mese di aprile maggio ce n'è uno dietro l'altro di tornado, tutti scappavano e noi ci andavamo incontro, dei rimbambiti proprio. Ma anche però, perché non siete gli unici appassionati, no, perché c'è una nutrita folle, sì, un gruppo. Allora, Facebook. Ci sono gente che lo fa per lavoro, e anch'io c'ero andato anche per lavoro, certo, perché spinto a Trebi Meteo, andiamo là a studiare i tornado, e lì si va a studiare proprio perché lo scopo finale è quello di prevederli per salvare la popolazione e tutto, perché fanno purtroppo anche vittime questi fenomeni qua. Però molti anche sono solo affascinati da questi fenomeni meteorologici, ma io stesso sotto sotto, e quindi ci sono gente di ogni genere con macchine improvvisate e improponibili, okay, che vanno verso questi tornado, non si sa poi se ne escano anche da questi tornado, proprio per il piacere di vedere questi bestioni, perché è un fascino che tu non riesci a controllare, ma io stesso ce l'ho, eh. Quindi quanto più il fenomeno è violento, tanto più sono lì a bocca aperta a guardarmelo, non so perché. Mi ricorda tanto, perché avevamo trattato un mito legato alla corrida e parlavamo della festa di San Firmino a Pamplona, sì, no? Il fatto di quasi arrivare a toccare il toro mentre insegue le persone che stanno cercando di compiere quel pezzo di strada che li separa dall'arena. Ora, è la stessa cosa, cioè nel senso si cerca, quando si va a caccia di tornado, di andare il più vicino possibile. Allora, da rimbambito ci vorresti andare, cioè nel senso da appassionato, incosciente, vorresti andarci perché lì ci sono anche i fenomeni più violenti, e quindi presi da questa smania di voler vedere la potenza del tornado, vuoi avvicinarti il più possibile. Da un punto di vista meteorologico invece ci sono dei radar, degli strumenti che riescono a prendere questi valori anche senza entrarci per forza dentro, però ci devi comunque arrivare a una certa distanza, comunque abbastanza vicino per poterlo studiare bene. Anche per lavoro bisogna avvicinarsi, però c'è un limite che conviene non superare, poi se vuoi superarlo sono fatti tuoi, però conviene in effetti non superare. Poi tutto dipende anche dall'intensità, c'è tornado e tornado, perché un F5, che è la potenza
potenza maggiore, lì davvero può arrivare a soffiare vento anche a più di 400 km all'ora e lì ti solleva i camion. E tra l'altro il pericolo in quei casi è anche quello che ti cade addosso, certo, quello che vola in giro, cioè ti può arrivare addosso, certo, una mucca che è stata sollevata, chiaro, dal tornado, e certo, lì che fine fai, capisci che difficilmente ne esci vivo da una mucca addosso. Ecco, la differenza sta nel fatto che mentre a Pamplona non è che ci siano degli esperti di tori che cercano di studiarli più da vicino, nel caso di tornado, esatto, ci sono gli esperti, ci sono anche i fanatici e basta, immagino, certo, che vanno, certo, semplicemente, sì, là, sì, senza, sì, particolari, sì, velleità, sì, sì, di studio e di ricerca. E la differenza credo proprio che sia questa, differenza che c'è anche tra gli Stati Uniti e altri paesi ovviamente del mondo con il nostro, dove c'è una distinzione che bisogna fare nel momento in cui arriva del vento forte. Sentivo insomma che soprattutto nell'anno scorso, quando nella zona di Milano e provincia si erano abbattuti dei venti fortissimi, si parlava di differenza tra trombe d'aria, tornado, che però abbiamo scoperto essere sinonimi, cosa, esatto, e downburst. Bravo. Non è vero, sì, che sono trombe d'aria, ma sono downburst, sì, e cioè, e ci sono questi venti di caduta dei temporali. Il temporale funziona così: è una macchina aspirante, in realtà, il temporale, che aspira umidità e calore dal suolo, e questa umidità che viene aspirata verso l'alto forma la nuvola. Questa nuvola si ingrandisce, si forma il temporale, scarica a terra pioggia, grandine, quello che vuoi. Nel momento in cui la pioggia comincia a cadere, poi si trascina dietro invece l'aria fredda che sta in quota e che precipita al suolo assumendo queste velocità davvero elevate. Questo è un downburst, quindi una raffica di caduta del temporale, e possono raggiungere in effetti intensità elevate e fare danni enormi. Io quella notte lì a Milano, era il 24 luglio dell'anno scorso, ero in mutande sul balcone alle 4 di notte, affascinato a questa roba, mi sono anche detto, probabilmente è l'ultima cosa che vedrò in vita mia, perché è la fine del mondo. Faceva paura, sì, quella notte lì 5.000 alberi abbattuti a Milano, ma non solo Milano. Una curiosità: l'estate scorsa a Pordenone è caduto il chicco di grandine più grande che sia mai caduto in tutta Europa, 20 centimetri di diametro di chicco, l'ho visto, e se ti cade in testa ti ammazza. Quindi, certo, voglio dire, e l'anno scorso l'abbiamo visto in tutti i colori, devo hanno dire particolare che... sì, adesso poi non so le previsioni per il 2024, aia, quali sono, però tant'è. Esattamente. Quindi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che il vento forte è per forza una tromba d'aria. Abbiamo almeno altre 500 domande da farti, quindi ti invitiamo a tornare prestissimo, se accetti ovviamente il nostro invito. Volentieri, volentieri. Approfondire un altro discorso che invece riguarda non tanto il vento, ma l'acqua. Ma la pioggia. Bravissimo. E noi torniamo lunedì con Miti da Sfatare. Ciao! Ciao. Miti da Sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.